Il Museo Civico Pier Alessandro Garda riapre dopo 28 anni, un passo importante per la città. Sicuramente è un passo importante, riapre il 31 gennaio, per cui invitiamo tutti i cittadini a essere in piazza alle ore 21 per poter usufruire di queste bellezze. È un passo importante perché è il risultato di un percorso lungo, come ricordava lei, durato più di 28 anni. Peraltro è un primo passo rispetto alla valorizzazione di tutti i beni culturali della città di Ivrea che vanno appunto dal Museo Civico Garda ad arrivare alle architetture moderne olivettiane. Un impegno significativo per la Fondazione Guelpa che ha partecipato a questo evento? È un impegno che senza la donazione di tanti cittadini, in primis appunto di Lucia Guelpa e della sua famiglia, non si sarebbe potuto realizzare. Un plauso va anche alla Fondazione Guelpa che è riuscita in questi anni ad amministrare con molta attenzione il patrimonio, per cui siamo arrivati in questo ad oggi conservando anche il patrimonio che la signora Guelpa aveva donato alla città 10 anni fa ormai. Un ricco programma per la serata inaugurale? Sì, la serata inaugurale avrà una proiezione sui muri della piazza che durerà 10 minuti, che si intitola Radici, proprio perché pensiamo che qui si possano riscoprire anche le radici della città di Ivrea e in qualche maniera da queste radici guardare al futuro. Il Museo Garda è un insieme di collezioni molto diverse. L'allestimento è stato molto complesso, ci hanno aiutato nel progetto scientifico le soprintendenze, quella archeologica per la parte della sezione archeologica e quella dei beni storico-artistici per la parte orientale e anche per i dipinti e le altre collezioni quali le stampe, l'orientale. La scelta che è stata fatta è di enfatizzare l'ingresso del museo, che prima era in un angolo della piazza, ora è stato posto centralmente, con un percorso del cortile interno che avvicina proprio all'ingresso del museo. In questo cortile è stata fatta una carrellata di immagini che raccontano un pochino la storia dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea, perché volevamo che fosse evidente la connessione che c'è tra il museo e il suo territorio e quindi anche dare delle indicazioni eventualmente ai turisti che vengono ad Ivrea di altre bellezze che possono visitare o percorsi che possono fare nella natura anche bellissima del nostro anfiteatro. Salendo e visitando le varie collezioni, l'altra cosa importante che abbiamo tenuto presente era quella di mostrare il più possibile al pubblico, per cui lungo il percorso delle sezioni archeologiche verranno disposte delle casse che sembrano un po' le casse che usavano gli archeologi durante gli scavi, e in queste casse verranno messi i reperti meno importanti, mentre invece per quanto riguarda la collezione per esempio orientale abbiamo creato delle vetrine deposito in cui si possono vedere gli oggetti che non possono essere esposti perché lo spazio non consente l'esposizione di tutti gli oggetti, ma di intravedere anche le cose che sono in deposito. L'altra caratteristica dell'allestimento è quella della flessibilità e delle rotazioni delle collezioni, per cui noi cercheremo nel corso dell'anno di sostituire gli oggetti, alcuni per motivi conservativi, altri invece perché il pubblico possa vedere anche le cose che generalmente poi stanno a deposito e quindi essere invogliato anche a ritornare più volte nel museo.